tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, praticamente la intro che avevo registrato è andata persa, quindi ne sto registrando una nuova, quindi a breve vedrete un cambio d'abito. E iniziamo la One Block Skyblock, si chiama, che è una mappa moddata che vi lascio sotto il link per il download del creatore. E è una mappa moddata dove si parte su un blocco, che è un blocco, diciamo, matrice, dove si basa tipo sui Lucky Block, che praticamente in maniera randomica danno dei blocchi o dei mob. Quindi spero sia un'avventura divertente. Iniziamo subito. Ok, eccola qui, la One Block in 1.16.4, quindi ultimissima versione. Ci sono parecchie versioni, vedo di lasciarvi sotto in descrizione il link per scaricarla. Quindi entriamo. Ok, abbiamo un solo blocco e da lì dobbiamo crearci a quanto pare tutta la nostra isola. Vediamo. Ma che. Allora, come vedete ho la minimappa che mi segna che sono morto là, non so perché. Ok, il blocco ovviamente si rigenera. È un blocco infinito, quindi va a rigenerarsi all'infinito. E può spawnare altra roba invece che terra, comunque può spawnare parecchia roba al posto della terra. Tipo questo, ci facciamo già una crafting table che ci può essere veramente comoda, che piazziamo subito qua. Possono apparire delle ceste. Ok, ci hanno dato due arboscelli. Possiamo fare con questi due arboscelli. Allora, queste le trasformiamo in assi e vediamo di allargare intanto la piattaforma. Vediamo di dare una sistemata già, ok. Ok, ci hanno dato la cesta che sinceramente non so ancora se piazzarla perché tanto sono sicuro di spostare il tutto perché ho già in mente un progetto della base di come organizzarmi. Ci procuriamo un'accetta e una pala. Solo una pala perché l'accetta a quanto pare non posso, quindi. Sono 10 fasi. Prima prendiamoci questo blocco qui, ok. Con calma, tranquilli. Nessuno viene lasciato cadere. A meno che non ci cada io di sotto. Con questi facciamo altri 6. Ok, abbiamo una base. Possono spawnare dei mob. Sui blocchi.
e una 5 qua. Ok, abbiamo una piattaforma. Se cadi ovviamente perdi tutto, come nelle skyblock, quelle classiche, le solite skyblock, ovviamente cadendo si va a perdere qualsiasi cosa. Qua potrei farvi degli stick di scorta. Va bene. E sperare che non spawni un mob. Ok, i blocchi come la gravel cadono giù, ovviamente, quindi anche la sabbia e la sabbia quella scura. Piazza un blocco sotto il blocco infinito, sì. Ci è andato un secchio con l'acqua, fantastico. Allora lo piazziamo giù e lo mettiamo giù quando è giorno, perché potrebbe ghiacciare di notte. Se si ghiaccia siamo fregati senza torce. Quindi nel frattempo rompiamo questa cesta. Ok, e ci danno un altro blocco di crash.